Ok, nuovo video al volo sull'azione, sul agire, sull'alzare il sedere dalla sedia e fare le cose. La maggior parte delle persone che vedo là fuori, che mi scrivono, che mi chiedono che si tratti di costruire il loro business, che si tratti di crescita personale, che si tratti di sviluppare autostima, che si tratti di andare fuori e trovare una fidanzata, hanno un sacco di domande teoriche, vogliono sapere un sacco di risposte, ma non agiscono, ok? E non sto puntando il dito perché sono stato il primo colpevole di questo. Per all'inizio della mia attività, quando volevo creare un business, forse è stato un anno e mezzo troppo bloccato nella mia testa a studiare o a strategizzare, pensare cosa fare, come farlo, quando farlo, quali erano le cose migliori. E c'è del valore nello studio, come sai sono un grande fan dello studio e spingo sullo studiare e penso che abbia un valore. E il valore con me sai qual è stato? Che a un certo punto, quando hai talmente tanta conoscenza che ti dice di fare una cosa ma tu non la stai facendo, ok, questo crea incongruenza dentro te, quindi ok, devi essere congruente, devi iniziare a farla. E in questo senso mi ha salvato, è stato un po' lo studiare, rinforzare la mia mente con nozioni positive, con concetti, con ispirazione, è quello che mi ha mosso all'azione, una delle cose che mi ha mosso all'azione. Quindi c'è un luogo e un posto per l'apprendimento anche massivo. Se dovessi però consigliare a qualcuno, siccome ogni persona è diversa, ogni persona potrebbe avere un'esperienza diversa, voglio darti un, mi vengono parole inglesi, un warning, come si dice in italiano? Purtroppo io penso in inglese, traduco in italiano quando parlo, perché viaggiando, parlando sempre inglese, sogno in inglese, non parlo italiano comunque. Volevo avvisarti del rischio che potresti praticamente imparare e diventare una sorta di so tutto io che però poi non agisce. E magari hai conosciuto persone così, le ho conosciute, persone che nel business sanno tutto ma non fanno niente, quindi non hanno un business, persone che sanno tutto di crescita personale ma non la mettono in pratica, persone che sanno tutto di dieta e nutrizione ma non fanno niente di tutto ciò. E lascia che mi sposti perché c'è un vento, spero che non rovini se l'audio sarà un po' così di questo video. Va bene, perché uno dei concetti proprio per agire è progresso, non perfezione. L'azione batte la meditazione. Qualsiasi cosa che vale la pena di essere fatta, vale la pena di essere fatta male. Ok? Questo video vale la pena di essere fatto, questo concetto vale la pena di essere condiviso, lo condivido. Se io avessi studiato, preparato questo video per ore, giorni, sarebbe migliore? Probabilmente sì. Sarebbe direttamente proporzionalmente migliore? No. Ok? E posso dirti una cosa, per ogni ora che studi, per ogni concetto che studi, dovresti applicarlo almeno 3-10 ore. Quindi faccio un esempio col business, fai parte dei miei programmi. Hai studiato come fare la ricerca di mercato? Vai a farla. E spassa 10 ore a farla. Ok? Poi torna a studiare, torna alla lavagna e aggiusti. Ok? Poi vieni da me e mi chiedi. A volte le persone mi chiedono, vanno a fare qualcosa nella loro testa, non nel mondo reale, tornano con un'altra domanda. No, vai a fare nel mondo reale. Se stessi agendo troveresti da solo le risposte alle tue domande. Quindi non posso enfatizzare abbastanza questo concetto. Agisci, mettiti là fuori, prova, fai quello che devi fare. Nel mio programma dell'Inner Circle io insegno alle persone le migliori strategie che ci sono. Probabilmente so di essere molto bravo a prendere sistemi complessi, a semplificarli, a spiegarli alle persone. So che do un valore massivo quando ovvero gli spiego come fare determinate cose, ma voglio farti un esempio. Tutto il mio modello di business, tutto quello che insegno potrebbe essere semplificato in 3 cose. 1. Capisci chi sei e che cosa vuoi. 2. Capisci chi è e che cosa vuole il tuo cliente. 3. Daglielo, ok? Se vuoi aggiungere 2 passi per rendere il tutto più semplificato, il tutto un po' più complesso, scusa, capisci che cosa vuole, capisci cosa ha bisogno di sentirsi dire e crea quella cosa per lui e hai costruito il tuo business in 4 passi, ok? Questo è quello che devi fare, ok? E se facessi queste 4 cose da solo avresti successo. Ora, so che hai bisogno molto di più e ti posso
accorciare la tua curva di apprendimento dicendoti: ok, come scopro chi sono e che cosa voglio? Fai questi esercizi, fai queste cose, fai queste esperienze. Come scopro chi è il mio cliente e che cosa vuole? Fai questi questionari. Il questionario si fa con Google Form. Le domande che devi fare sono queste 7. Puoi applicarle, devi promettere questo. E do davvero i micro dettagli, tutti gli step, le cose che le persone devono fare. E poi sono stupito quando non lo fanno. Cioè, quando lo fanno mezza volta non continuano, non insistono e non provano, perché così davvero non imparano. Sarei un cattivo maestro, un cattivo coach, se non spingessi invece all'azione invece che a questo apprendimento sterile. E voglio davvero avvisarti, c'è una frase in inglese che dice: if you don't use it, you lose it. Se non lo fai, se non lo usi, lo perdi. Ma non solo, se non usi, le informazioni che hai ti danneggeranno. Ok, se non usi ci sarà un prezzo da pagare. Se hai la fortuna di avere informazioni di valore e non le usi, ti prometto che in qualche modo ne pagherai il prezzo, perché diventerai così chiuso nella tua mente che poi non riuscirai neanche più a vedere la realtà. Ho visto persone così che sanno tutto, non hanno mai agito nel mondo reale, hanno questo vivere in questo mondo immaginario in cui hanno tutti questi concetti. Ok, seconda cosa di cui volevo parlare riguardante anche l'azione: tantissime persone vengono e mi fanno tantissime domande, e che è fantastico ed è un piacere, un onore rispondere. E parte di questo lo definirei training, perché il training è quando io ti passo delle abilità che tu non hai. Il coaching, però, tanti mi definiscono, da notare che mi chiamano coach, io non mi sono praticamente mai definito un coach, in realtà mi considero più un giovane studente, ok? Un giovane studente che sta imparando delle cose, che è un po' più avanti nel piano di studi rispetto a te, e posso darti dei consigli in quelle cose su cui io so. Ci sono altre cose in cui probabilmente tu potresti insegnare a me, ma non mi considero un maestro di vita. Comunque, tanti mi chiamano coach. Tanti coach invece non sanno che cos'è il coaching, loro si fanno chiamare coach, ma non sanno cos'è il coaching. Coaching è aiutare le persone a trovare le sue risorse, le sue risposte. Quindi una domanda fantastica che posso farti è: quando ti viene in mente di farmi una domanda o di fare una domanda a qualcuno, di leggere dei libri, chiediti: se io fossi già la persona che ha quel risultato che sto cercando, che cosa farei? Quale sarebbe la risposta? Ok? Puoi anche chiederti che cosa farebbe il mio sé superiore, la mia versione migliore di me, che cosa farebbe? E imparare a essere resourceful, che è intraprendente, pieno di risorse, trovare, crearti le tue risposte, le tue soluzioni, sarà davvero qualcosa di importante, perché non avrai qualcuno sempre lì a tenerti la mano, che non avrai sempre qualcuno lì ad aiutarti su tutto. E il fatto di scoprire le tue risposte, scoprire le tue risorse, agire, vedere i tuoi risultati, ti farà sviluppare confidenza in te stesso. Tante persone mi chiedono anche su come sviluppo autostima, come sviluppo confidenza, e ne parlerò più a lungo, ci sono diversi livelli, ma un livello di confidenza è il fatto di aver dimostrato te stesso che sai trovarti le tue risposte, sai fare, sai vivere, sei adatto a vivere e sai superare le sfide della vita. E questa è la vita, ok? Le persone si lamentano dei loro problemi, la vita è risolvere dei problemi che ti arrivano, questa è la tua vita, e quei problemi scoprirai che non sono dei problemi, sono dei doni che ti costringono a crescere, a migliorare ed evolverti. Quindi se ti chiedi ok Francesco, come faccio questa cosa, va bene, vieni pure, fammi la domanda, ma ti invito anche a chiederti: se io avessi già quel risultato, che cosa farei? E molto spesso ti accorgi che la risposta la sai già, perché se non la sai la puoi trovare, ed è molto utile imparare a usare questo processo di davvero di apprendimento. Lo puoi usare con te stesso, quindi magari prendi un diario, prendi un quaderno e prova a scrivere queste risposte, prova a tirare risposte da dentro di te, perché in qualche modo davvero tutte le risposte di cui hai bisogno le hai già dentro di te. Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere, in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like, che ovviamente mi fa piacere. E poi, dopo che hai fatto queste due o tre cose, allora vai su francescomarcuccio.it/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!